Oggi la Victoria Sponge Cake si veste di nero, in una versione completamente rivisitata. Direttamente dai banchetti inglesi del tè delle 5, eccola qua, in tutta la sua nerezza. E vi svelo anche l'ingrediente segreto, il carbone vegetale. Un colorante alimentare naturale che riesce a rendere nera qualunque cosa. Mi raccomando, siate previdenti prima di iniziare la torta perché bisogna avere tutti gli ingredienti a temperatura ambiente, soprattutto il burro che deve essere morbido e le uova. E vi dico subito che per un giorno possiamo anche non stare a dieta e goderci una fetta di torta con un bel sorriso in compagnia. Metto il burro ammorbidito e lo zucchero in una ciotola e le vado a montare con le fruste elettriche. Dopo qualche istante il composto sarà più chiaro e voluminoso. Prendo tutti gli ingredienti secchi e vado a mescolare insieme alla farina, a cui ho aggiunto già il lievito in polvere per dolci, il cacao. Li mescolo insieme con una frusta, aggiungo anche il carbone vegetale e lo mescolo insieme. Aggiungo un uovo alla volta insieme ad un terzo degli ingredienti secchi setacciati e mescolo tutto insieme sempre con le fruste elettriche. Ho già imburrato e infarinato due stampi da 20 cm. Se ne avete uno troppo grande, il risultato non sarà lo stesso. Se è un pochino più stretto, invece, andrà bene comunque. Suddivido l'impasto nelle due teglie e le inforno a 190 gradi a forno preriscaldato statico e cucineranno per 25 minuti. Gli altri protagonisti di questa torta sono i frutti di bosco. Ho fragole, mirtilli e lamponi. Li ho semplicemente sciacquati, ma vado a togliere le foglioline alle fragole e le taglio anche a pezzettini. Per controllare la cottura delle torte vale sempre la prova dello stecchino, che è infallibile. E quando sono pronte le tiro fuori e le lascio raffreddare sopra una gratella. Adesso è il momento di una delle gioie della vita a cui io non rinuncerei mai: montare la panna. Ho 400 ml di panna che monto con le fruste, quindi non mi resta che godermi questo momento. Per l'assemblaggio io mi procuro un'alzatina, metto il primo strato della torta, aggiungo metà della panna montata e non distribuisco la panna fino ai bordi, la lascio così un pochino rustica, non super livellata, anche perché poi con la frutta e l'altro strato di torta andrà a sistemarsi da sola. Quindi aggiungo sopra i frutti rossi, l'altro strato della torta, e termino quindi con l'altra metà della panna e i frutti rossi. Il tocco finale è una spolverata di zucchero a velo. Credetemi, sono pochi ingredienti, ma cacao, frutti rossi, panna potrebbero non stare bene insieme. Una delle sette godure della vita. E come vedete, l'impasto della torta, grazie al carbone vegetale, è diventato veramente nerissimo. Grazie per aver guardato la ricetta, spero che vi sia piaciuta. Lasciatemi i vostri pensieri nei commenti, lasciatemi un mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché ogni settimana ci sono nuovi video. Ci vediamo alla prossima video ricetta, ciao!